Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro secondo canale La Coppia che Scoppia Vlog. Non vedevo l'ora di girare questo video, ho stressato Mirko per settimane, solo che avevamo altri lavori e finalmente possiamo girarlo. In questo video mi vedrete triste e depresso, ragazzi. Già. Dovevamo girare il video delle penitenze, mi ero preso di coraggio per fare delle cose che non posso dire. Ho fatto queste determinate cose che purtroppo per motivi di un pacco di Amazon che è arrivato rotto, non si può fare la penitenza, quindi dobbiamo aspettare ulteriormente. Comunque... la challenge, ragazzi, consiste nell'indovinare il personaggio famoso tramite una foto di lui da piccolo. Ah, abbiamo tre bonus ciascuno per chiedere un indizio del tipo: è un attore? È un cantore? È uno attore? È un cantante? È uno youtuber? Pari. Bim bum bam. Uno mio. Ok, mandata. Oddio. Ha una faccia conosciuta. Ha questa parte qua conosciuta. Ce l'ho troppo, te lo giuro. Chiedo un indizio, raga. Già il primo. Ho capito, cosa devo fare? È italiana? No. Non era l'indizio questo? No, caro. No, allora mi devi dire che cosa fa. Famosa, ok? Ti dico anche questo, è molto famosa. Non mi viene il nome. Ah, ho capito chi è. Chi? È quella lì che ha fatto anche delle canzoni. Come si chiama? Che ha fatto... che poi si è tagliata... oh, santo Dio. Dimmi quale film ha fatto. Ha fatto il film tipo... Cenerentola, Cenerella, Cinderella ha fatto. È lei, fidati. Però se hai detto che è lei, quindi. Ehi, Hilary Duff! È lei? No, hai sbagliato. Chi è, oh? Angelina Jolie. Lo volevo dire. Oh, è identica, eh. Le labbra sono identiche, guardale. È vero, come ho fatto? Ok, la prima è sbagliata! No, metto la X nella prima, Sì. Vado già con una difficile, così non la indovina mai. Questa raga è impossibile, non la indovinerà mai perché proprio non ci azzecca niente. Anche voi da casa sicuramente non ci arriverete mai. No, è impossibile. Anche chiedendoti l'indizio non saprei cosa chiederti. No, ma non saprei cosa chiederti. Lo so, però dimmi che mestiere fa. Che mestiere fa? No, così è facile. Dai, dimmi, no, secondo me non ci arrivo, credimi, non ci arrivo. Caspiterina, mi sono dimenticato di dirlo. Qui sono rasato e qui ho i capelli per via di quella penitenza un po' particolare. Ecco. Che vi spiegheremo. Comunque. Che lavoro fa? Fa la giornalista. No, la giornalista. Fa la conduttrice. Ah, momento. È una domanda troppo facile questa. Ma non è che. Come si chiama? Dai, dico Diletta Leotta. Male. È Barbara D'Urso. Non lo diresti mai. Cosa? È vero che non sembra proprio per niente lei. Sbagliato. Pezza di amica mia. Le mie amiche intendo, cioè. No. Te lo mando io un pezzo di amico mio. Provaci. Ok, te l'ho mandata. Eccola qui. Mirko, ti ho preso solo persone famosissime. Aia, aia. Mirko, delle fitte strane. So sicuramente che non è italiana. No, raga, ce l'ho. No, ti prego, dimmelo. Si vede che c'è la faccia da attrice. Poi io scorro a caso, Meryl Streep. No, ho sbagliato. Vuoi vedere chi è? Sì. Ora ci rimane troppo male. Davvero? Sì, è quella di Titanic. Ma è pelosa. Kate Winslet. Amore, avrà un po' di penuria. Ma è pelosa, raga, c'ha la barba. Non è, è la pellicina, dai, su. Ma guarda un po', dai. Sbagliato. Sbagliato, spero che sbagli anche. Oh, comunque, raga, ce n'è uno che lui ama e che lo scoprirà subito. Raga, però c'è un problema. È che le mie sono tutte facili. No? Vai, manda, manda. No, sono tutte facili. No, hai indovinato, è palese, è troppo facile. Ti metto già il punto, dai. Mi aspettate. Non ti viene in mente? Che cavolo è, Mi? Io non l'ho mandata una foto di questo personaggio da bambino. Ma tu mi hai detto da bambini, però. Però io sono stato più bravo e l'ho fatto da ragazzi. Mi sembrerebbe una femmina, ma. Sembra bella come ragazza. Ok, è un maschio. Io sinceramente. Oh, ti giuro. Un pensierino. Io già questa qua l'ho vista. Mi, ti giuro che se poi una femmina ti ammazzo in botta. Dai, è bella, come fai? Cioè. Fai dire che non è bella una così. Amore, è bellissima. Amore, è bella. Te lo giuro. Guarda, secondo. A me piace. Posso chiederti che film ha fatto, per esempio? Cioè. Sì, grazie. Se vuoi ti dico anche il personaggio, ti dico anche che ruolo interpretava nel suo personaggio. Non puoi dirmi. Puoi dirmi che lavoro fa. Non so, sembra Matt Damon. Matt Damon. È sbagliata, dai, dimmi, chi è? Io te l'ho detto che per me era bella.
Bella. No, no! Era bella, no! Te l'ho detto almeno 20 volte. Non ci credo! Bella. Kristen Stewart. Per me è bella, per me è bella, no, per me è bella. Non ci posso credere. Me l'hai mandata? Sì. Ho indovinato. Questo è Brad Pitt. Si vede. Guarda il naso. Vamos! No. Ora tocca a me. Comunque allora, Brad Pitt. Raga, ve lo giuro che sono tutte facili. Tutte. Lo sai, vero? Fedez. Dai, lo sapevo. Vai, manda. Facilissimo. Non mi indovini tutte. Tom Hanks. Vedi, poi dicevi che le facciamo difficili. Guarda, bellissimo. Era bellissimo. Metto già il punto ad Alice, dai. Guarda come metto già il punto ad Alice. Ah, ok, credo. Troppo facile. Johnny Depp. Madonna, che scarsa. E Jim Carrey, quello che fa The Mask. Però vedi, io te l'ho fatti molto più semplici. Cosa? Ho fatto quelli che conoscevi. Ma Jim Carrey è identico. Vieni là pure. Vai, fa vedere. Indovina subito. La so chi è. Certo, perché l'hai cercata pure. Non mi ricordo, no, non mi ricordo il nome. Ha fatto anche lei The Mask, tra l'altro, ma non mi ricordo il nome. So chi è, amore, però non so il nome. Ha fatto The Mask. Amore, questa qua non c'è in The Mask. Ah no, aspetta, sbagliato. Non fa The Mask, quella che fa The Mask è un'altra. Aspetta che ce l'ho sulla punta della lingua. Ma ho capito quale film vuoi dire tu. Quello delle donne, dai, il film delle donne. Eh? Mi viene in mente il nome, non mi viene in mente. Aia, dimmi l'iniziale almeno. La J. Lo sapevo io, vedi, per quello ho detto Jennifer, è perché non è lei, Jennifer Lore. Ha fatto una pubblicità. La pubblicità su che cos'è? Su tipo i collant lì, quelle cose lì. E lei? Non mi ricordo il nome, è inutile che ci sto qua a pensare. E quindi se non ti ricordi che succede? Ho perso. Come si chiama il nome di sta roba? Va bene, comunque si chiama? Non lo so. Giulia Roberts, pezza di m***a. Che scemo! Che c'è? Potevo chiedere l'indizio! È vero! Vai, tocca a te! Maledetta Julia Roberts! Vai! Vado! Adesso ride, guarda! Credo che sia Favij! Dai! In tutte le challenge io li faccio sempre le cose più facili! Sì, fai bene, perché devi perdere! Facilissimo! Ho capito chi è, raga! Oh mio Dio, non mi viene manco il nome! Quello che canta, il cantante è Robbie Williams! Bravissimo! Vamos! Pazzesco. Cavolo, non è cambiato di niente! Cioè, proprio la faccio da fighetto! Bello, eh! Bello. Infatti, io adesso lo dico perché tu, per mille challenge, fai complimenti sulle tette, sui culi, sugli bello, occhi, sulle tette. Labbra! Guardate come do questo punto già ad Alice, vai! Chi è? Dybala! Sai cosa l'ho guardata? Lo sguardo da mongoloide! Guarda un po' da mongoloide, vero? Non penso, perché non ti guardi Belotti, scusami? Paolino! È bello anche Dybala, adesso è cresciuto bene Dybala. Sì, è partito male, poi è migliorato. Siamo tre pari, non hai vinto. E come facciamo adesso che siamo tre pari? Cercane una e ne cerco una. Dai. Perché hai riso? Vediamo se indovini io. No, dai, però non lo fare difficile. Allora te lo faccio anche difficile, allora vedi. Te l'ho mandata. So chi è. Come fai a sapere che è impossibile? Non ci azzecca niente. Te lo giuro. Non ci azzecca nulla. L'ho già vista sta foto, però. Sì, certo. Tu sei un pirata informatico che vai a vedere nei... Cioè io ti ho messo Robbie Williams che è identico ad adesso. Ma stai zitta, va, che prima ti ho ripetuto 20 volte che era bella e tu manco lo capivi. Guarda la piratessa dell'informatica, sei veramente un pirata dell'informatica, oh. E allora intanto mandami anche tu, almeno indovino anch'io, no, qualcosa. Mandata. So chi è! Eh no, però, eh no. Che bella che è! Madonna, sta bambina diventa figa da grande. Penso, poi magari una cessa. Ah, c'ho l'indizio, diventa cessa. Oh, non posso. Mi gioco l'indizio per chiedere sta strunzata. No, non diventa cessa. No, ma io lo so chi è. No, non diventa cessa. Intanto cerca il tuo. L'indizio anche. L'hai sprecato? No, vabbè. Sì, sì, sì. Va, sì. Va. Oh, oh, oh. Ma che cavolo è il tuo invece? Ha le tette grosse. Devo giocare un altro indizio per chiedere se ha le tette grosse. No, no. Raga, io lo so chi è. Cosa fai? Ah, no, non barare, non gioco più, se bari. Amore, io ho un indizio ancora, vero? Sì. Meryl Streep. No,
sbagliato. Due volte l'ho detta. E ho sbagliato due volte per colpa di quella deficiente vecchiaccia. Chi è? Katy Perry. Ma dai, ma che Katy Perry? Ma io non so chi sia, minimamente. Mi devi dare un indizio. Boh, io ridico Johnny Depp, dai. Ma come tu ridici Johnny Depp? Cosa c'è zecca con Johnny Depp? Oh, mi ti dico che non so chi sia. Non so chi sia. E tu spari a caso? Allora io tu non hai mai sparato a caso nella tua vita. Proprio modo devi sparare a caso, porca troia. Tu non hai mai sparato a caso nella tua vita. Ma tu veramente hai sparato a caso? Hai indovinato a caso con milioni di... Siamo 6 miliardi di persone, 7 in questa terra. Lei ha sparato a caso, ha indovinato. Secondo sei scema? Perché io ti ho detto un sacco di volte: Mischia, sei un pirata dell'informatica, pirati dei Caraibi. Pirata, piratessa, pirata. E poi ti canticchiavo da 3 ore. Io ho cantato invece. Fallo anche tu così, ma che indovini. Veramente? Coglioni che siamo. Hai perso un'altra challenge. Cioè, non riesco a vincere più niente. Bene ragazzi, è finita anche questa challenge. Se volete dirmi altre penitenze che dovranno aggiungersi a quelle che io avrei dovuto fare oggi, ma che non ho potuto fare per motivi di forza maggiore. Infatti guardate qua, sono rimasto con un pezzo di capelli tagliati, l'altro no. Se volete aggiungere altre penitenze, scrivetele qui sotto. Io sono triste, non so più cosa fare, non riesco più a vincere da una settimana. Da tutte le ultime 5 challenge le hai vinte tutte tu, eh. Ma questi capelli sono orribili, sono da aggiustare proprio. Ma perché non ti guardi allo specchio? Che transettino. Ciao ragazzi. Perché non vengo più? Ti posso, non so. Non vengo più, non ti posso. La vesta in... Lascia un commento, metti mi piace, cosa ti costa del che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Giornate la coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta da eroi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.